E rimaniamo a Malpensa con queste interviste all'assessore alle infrastrutture di Regione Lombardia Maurizio Del Tenno e al presidente di SEA Pietro Modano. Il sopralluogo per vedere quale sarà la porta dell'Italia non solo verso l'Expo, certamente l'Expo, ma sarà la nostra porta d'ingresso in Lombardia. Grandi lavori, ho fatto i complimenti a SEA, l'aeroporto verrà completamente ristrutturato, insomma una bella vetrina. Oggi però siamo qui anche per un'altra notizia molto importante, che è il prolungamento della tratta ferroviaria, quindi collegherà T1, il Terminal 1 col Terminal 2, quindi per il terminal diciamo di EasyJet. È un passo indubbiamente importante per un aeroporto che in passato, dicevano tutti, era poco collegato. A oggi è nella media europea e con queste ultime opere, con queste ultime infrastrutture, diventerà uno degli aeroporti più collegati d'Europa. Ecco, io credo che questa sia la maggior risposta che si può dare a tutti quelli che non credevano in Malpensa e che invece Regione Lombardia ci crede e lo vuole vedere tra i big d'Europa. Avete visto che tipo di rapporto c'è? È un rapporto fatto di interesse strategico e questa è una cosa molto importante, e anche di supporto materiale, perché l'investimento di cui parliamo oggi è un investimento che senza un supporto finanziario importante della regione non avrebbe potuto esserci, quindi non è un interesse soltanto a parole, o anche un interesse politico che sarebbe molto importante, anche questo è importante, ma è un interesse che si traduce in fatti molto concreti. Senta Presidente, per l'Expo aprirete nuove rotte intercontinentali, perché Milano sembra un po' sotto... Allora, aprirete purtroppo, ahinoi non è appropriato, perché se dipendesse da noi ne apriremo le dozzine che servono per ritornare dove noi riteniamo che sia necessario tornare. Stiamo lavorando affinché nuove tratte vengano decise, deliberate dalle linee aeree di tutto il mondo, stiamo lavorando per questo e abbiamo cominciato ad ottenere già buoni risultati. Ma quali aree da rafforzare? Beh, ovviamente Medio Oriente e Asia. Io credo che l'Asia sia, forse perché sono condizionato dalla missione che abbiamo fatto col sindaco Pisapia in Cina, ma l'interesse che la Cina ha per l'Italia è un interesse che noi forse stiamo sottovalutando, a disposizione del quale dobbiamo mettere infrastrutture, talenti e un'offerta adeguata, ma credo che l'Expo ci metta in condizione di farlo. Presidente, SEA Handling, questione risolta? Questione indirizzata, come si dice, nel senso che la Commissione europea oggi ha a disposizione i documenti condivisi da SEA e dal governo italiano che propongono una soluzione che noi chiamiamo e si chiama tecnicamente quella del rimborso non monetario della sanzione, e che noi riteniamo compatibile con la salvaguardia nella misura del possibile dei posti di lavoro.